Sono cambiato e entriamo in cucina. E noi quando entriamo in cucina, in genere, cosa facciamo? Apparecchiamo la cucina. Apparecchiare la cucina, nel gergo che mi sono inventato io, vuol dire iniziare a mettere su il brodo. Esattamente. Facciamo partire il bollitore. Iniziamo già a caricarci il nostro runner per le uova 61. Qua lui si sta avvicinando già a tutte le cose per i suoi impasti, al cestino per la spazzatura. L'ha messo qua anche a me. Io lavoro sempre mettendomi con la pasta grande qua dentro, perché qualsiasi cosa io butti dentro, ok, rimane qui e non va a sporcarmi il sifone. Tanto noi non abbiamo bisogno di quello, perché noi la pasta la scoliamo con i cestelli fatti apposta, vedete? Adesso li mettiamo giù anche a questo e via, no? Adesso lo accendiamo, vedete, luce qua, accendiamo anche il forno, così siamo già operativi. Facciamo cottura mista, 180 perché il pane, la cottura è quella. Tempo infinito, tempo che si riscalda, siamo a posto. Niente, dai, iniziamo a fare un po' di preparazione. Tanto che una roba c'è. Beh, io porterei comunque super tranquilli. Ci vuole un sale grosso sicuramente. Dobbiamo prendere i branzoli forse? Sì, branzini ne abbiamo 4, chef. Ce l'abbiamo stasera? Anche la crema di piselli? Sì, la crema di piselli è qua sotto. Ok, taglia pera. Crema. Sedano l'abbiamo già preso, carote l'abbiamo già presa. Magari questa che scade prima, 14-12. È uguale questa. No, questa 12-12, quindi è meglio. Carotine. Via così, bello, tranquillo. Ma qua si fanno gli impasti a mano? Si fa tutto a mano, si fa. Ah. Che storia. Questo è il. Questo è pane bianco, cioè. Abbiamo anche la ricetta, vero? Da qualche Sì, parte? ce Sì, abbiamo fatto un l'abbiamo. video. Sì. Guardalo a vedere. Tanto adesso li fa lui. Vero, vero. Ed ecco qua la stesura del pane nero, che anche di questo qua abbiamo un video, vi lascerò il link in descrizione. E qua invece è già stato steso il pane bianco. Adesso aspettiamo che lieviti un pochino e poi lo buttiamo dentro il forno. E voilà, pronti a infornare. Ta-da! Eccoci qua, già è iniziato il servizio, abbiamo finito di mangiare da poco, sono le 8 meno qualcosa, ma quello è un po' più avanti. Qua vediamo già la fa all'opera, Sì. una bella batterina. Qua abbiamo le nuvole di drago e questo è il risottino in seconda fase che inizia a far partire. Stasera poi abbiamo una tavolata, magari facciamo un timelapse veloce veloce. Testa della verità, 9:40. Abbiamo finito il servizio, abbiamo fatto 25 persone dalle 8:20 ad adesso, dolci compresi. E adesso si fa lista ordini e lista delle cose da fare per domani. Questa è la lista delle cose da fare domani, quindi cuoci pane, personale, caricare parmigiano, caricare taleggio, tiramisù da fare, burro e legumi da portare su, scottare il riso, maierini da portare su, cuocere patate, sistemare il frigo. E adesso vediamo cos'altro ci viene in mente da qui alla fine del servizio o avendo l'eventualità che